Per realizzare questo punto abbiamo bisogno prima del punto di base, che ora vedremo, e poi di ago e filo, semplicissimo, più semplice da fare che diciamo che da mostrare, però diventa effettivamente un qualcosa di particolare, di diverso su tutte le macchine. Non c'è bisogno di particolari macchine per realizzarlo. È realizzato su Empisan, ma va bene su Brother, Toyota, sulle Passo 3, su quello che vogliamo, cioè praticamente è di una semplicità estrema realizzare il punto. Possiamo realizzarlo sia con filato di contrasto che in filato di base, con due colori diversi. Come ci accorgeremo, sarà più semplice tutto. All'inizio forse per prendere la mano effettivamente conviene utilizzare due filati di colore diverso. Inizio con un comunissimo rasato per fare la campionatura. Ho iniziato con un avvio semplice e faccio alcuni giri in rasato. Ho fatto anche due giri con colore di contrasto, in modo che così possiamo mostrare il punto liberamente. Il punto è formato da 1, 2, 3, 4 passaggi con un colore e 1, 2, 3, 4 passaggi con l'altro. Per cui dobbiamo decidere per prima cosa qual è il colore di base. Quindi nel mio caso è il bianco. Faccio 1, 2, 3, 4 colori, scusate, 4 passaggi. Dopodiché devo a questo punto fare i 4 passaggi di contrasto con l'altro colore. Ovviamente non rompo il filato, ma lo appoggio di lato sul fermafilo. Ovviamente qui siamo su Empisal, ma ogni macchina ha il suo fermafilo, e se no tiriamo fuori in pezzettino la barra e lo passiamo sotto. Prendo il secondo filato. Ogni colore va bene, può essere dello stesso spessore o più grande, e dipende dai gusti e dalle necessità. 2, 3, 4. A questo punto, per non sbagliarmi dopo, siccome abbiamo fatto i 4 giri in colore di contrasto, ponendo molta attenzione che i filati non si incrocino, per cui passa sempre sotto, e l'abbiamo visto tante volte, il filato di contrasto, perché il secondo colore, per meglio dire, perché deve essere libero il filato. Quindi a questo punto inizia il punto vero e proprio. Io ho ancora il peso inserito e tutto quanto. Devo prendere praticamente in mano il filato, inserisco sul primo giro il punzone. È automatico, basta tirare leggermente e noi possiamo tranquillamente riprendere tutte le maglie. Se il peso tira troppo giù, perché è largo il lavoro, proviamo a toglierlo, ma meglio metterne uno più leggero piuttosto che diciamo uno più pesante. Quindi noi facciamo questo lavoro fino alla fine. Ovviamente io ho preso un punzone a 2 perché si gestisce meglio, ma possiamo prenderlo anche a 7, a 5, non è un problema, dipende dalla pratica del punzone che abbiamo. Dobbiamo raccogliere tutti fino alla fine. Una volta che abbiamo raccolto tutte le maglie, sono tutte doppie, passiamo per 4 volte il colore di base, chiudendo il tendifilo, altrimenti 1, 2, 3, 4. Poi cambio di colore, mettiamo il secondo colore. Solita attenzione, lo ripeto, perché poi non ci fa lavorare se il filo bianco non passa davanti. Cerchiamo di vederlo bene. Praticamente i due fili sono così. Io devo lavorare con il bianco, quindi il bianco viene sempre avanti e l'altro viene appoggiato di lato. 4 giri, scusate, sono io che ho sbagliato nella paletta. Il bianco passa dietro, il rosa davanti. 4 giri, poi fatti 4 giri ripreparo il colore. Cioè perché viene istintivo, dopo che hai raccolto le maglie
di passarlo il carrello, così almeno ce l'ho pronto e non mi sbaglio, perché poi è antipatico dover ributtare giù. E a questo punto stessa identica cosa, comunque è molto veloce, non, a parte l'inizio che è meglio farlo col punzone a uno perché si prende meno bene, ma si nota molto, per questo è meglio usare due colori. Poi quando abbiamo preso la mano, anche colore su colore è bellissimo, lo so per esperienza, ma riprendiamo con tranquillità. Si apre il peso che tira, la mano che allarga un pochino, non si fatica, cioè le maglie si vedono benissimo. Alla fine otteniamo un effetto rilievo netto, un lavoro pulito al rovescio, e in teoria possiamo sfruttare, qui ho fatto 6 giri per mostrare come comunque a seconda come lo metti, ma la righina può essere di 4, di 6 giri, se la facciamo per esempio di 10 abbiamo proprio una piegatura diversa, più grande, quindi a secondo la necessità. L'idea che volevo presentare è questa. Poi si presta bene anche ad essere ripresa col lago in un modo molto semplice. Possiamo, prima di tutto, se non ci sentiamo sicuri ed è un lavoro impegnativo, qui io ho fatto ad occhio, come si suol dire, cioè ho seguito tanto per provare, ma chiaramente se vogliamo fare un buon lavoro dobbiamo segnare le maglie, 2, 4, 6, 8, 10, fare una prova, vedere ogni 10 maglie come viene il lavoro. Quindi conviene prima mettere un segno sulle maglie, semplicemente un filo ripetuto varie volte, in maniera tale che non ci sbagliamo e diamo a tutto il lavoro la stessa distanza, 2, 4, 6, 8, 10 o 5 maglie o 4, cioè qui basta fare una campionatura veramente e vedere, o uno spillo, cioè ognuno adotti il proprio sistema, semplice poi riprenderle, perché basta posizionarsi sulla maglia superiore, tanto sopra quanto sotto, meglio un filo fino in tinta di colore e cercare di prendere bene l'asola del filo come ho fatto io, praticamente. Così ci permette di fare 1-2 giri, sono più che sufficienti, tolgo il filo, disegno, passo all'interno, è più semplice da fare che da spiegare. Per ipotesi, mettiamo che ho deciso di metterla qua, indipendentemente ognuno avrà le sue necessità, più o meno lento. 1-2, l'importante è che i fili non tirino mai. Dopodiché ripasso nel punto all'interno praticamente vuoto, quindi sotto resta impeccabile, non si vede niente, perché noi lavoriamo prendendo le maglie sopra, eccomi qua. Possiamo farlo anche solo un giro così. Io mi limito a mostrare il sistema, poi la fantasia di ognuno chiaramente diventerà. Quindi sempre la maglia corrispondente, quella è l'unica attenzione, per questo è meglio contare le maglie e mettere degli spilli. Nei laterali, nella parte terminale, dipende da come e per cosa vogliamo utilizzarlo, possiamo chiuderlo o lasciarlo anche aperto, questo dipende come è nostra intenzione veramente utilizzarli. E questo è soltanto un semplice passaggio che forma comunque, se volessimo fare un bordo a scomparsa e soltanto un disegno a rilievo così, già lo trovo molto bello. Oppure possiamo continuare a giocare alternando dove abbiamo cucito, quindi qui nella parte centrale di mezzo, ma veramente dipende per cosa vogliamo
utilizzarlo. Fermiamo il primo filo con la cappiola, per questo un filato fino doppio ci aiuta notevolmente. 1 2, ovvio, per scaldacolli, per bordi, per colli, solo un disegno di rifinitura io lo trovo molto carino, molto sofisticato. Chiaramente non sto rispettando, per far prima, i segni e segnini, ma uno, due giri, passiamo all'interno, ci posizioniamo e stando sempre molto attenti, ed è l'unica accortezza, nel punto corrispondente, altrimenti tende a distorcere lungo il cammino se è specialmente un modello largo, ma diventa molto molto carino. Questo veramente è alla fantasia di ognuno, possiamo farlo di due giri, ogni due giri, e avere un disegno molto più minuto, oppure evidenziarlo con un paio di giri in più, non tanti di più su, però si presta molto. Ovviamente ad ogni giro riprendiamo dalla parte centrale, per cui non iniziamo mai dal bordo vero e proprio di destra o di sinistra, ma sempre dalla parte di un'onda già iniziata. E alla fine, con pochi passaggi, si ha solo attenzione praticamente, perché poi resta veramente bello, in rilievo, unico, veramente per, diciamo, arricchire qualunque cosa in prima frontura senza troppi problemi. Possiamo utilizzare tutti i colori diversi e fare una lavorazione a 4, a 6, a 8, a 10 colori, quanti ne vogliamo e quanta pazienza abbiamo. Chiaramente lo schema era stato preso da un vecchio libro, ma indica soltanto che questo giro e questo giro su 4, quindi due centrali non si toccano, si raccolgono, 4 giri lavorati o 6 giri o 2 giri lavorati in rasato e poi ripetere. Quindi io lo trovo molto molto semplice, molto molto gratificante pure, se vogliamo, perché comunque sia diventa un polso, diventa un collo, diventa un arricchimento di un pullover. Sulla passo 3 credo che venga qualcosa di particolare, forse veramente di unico.